Liberi.tv, decima marcia internazionale per la libertà e per le minoranze dei popoli oppressi. Siamo in compagnia del rappresentante della comunità Araten in Italia, che adesso ci spiegherà appunto come si chiama e la motivazione per cui è qui a manifestare. Grazie per l'intervento. Mi chiamo Yaqub Dara, della Mauritania, e sono qua a rappresentare la comunità Araten. E sono qua il rappresentante di un movimento lotta contro la schiavitù in Mauritania, Era Mauritanis, sezione Italia, iniziative, resurgence, abolitionist Mauritania. Araten è un popolo discriminato, oppresso dal suo paese. Sono qua per dare la voce e parlare di loro problemi e tutto qua. Volevo chiederti cosa succede nel tuo paese, quali sono, diciamo, le condizioni di vita nel tuo paese per le quali appunto scappate e venite magari anche qui in Italia. Ci puoi raccontare magari qualche storia, qualche situazione avvenuta o che avviene purtroppo nel tuo paese? Guarda, io sono un'altra storia. Non sono scappato, sono qua in reclutamento, io sono me, c'è gente, c'è altri. Lo conosco, c'è altri che même con me sono scappati della schiavitù, perché in Mauritania il paese della schiavitù, c'è la schiavitù, c'è la discriminazione, c'è la razzista in nostro paese. Questa è una cosa fa male, ma dobbiamo denunciare per cambiare questa cosa. Tutte le gente scappano per la schiavitù, perché un paese pratica la schiavitù e questa è una cosa contro la convenzione internazionale e contro l'umanità. Donc, perciò molti gente hanno il problema di questa cosa e praticamente le Araten, perché loro dicono Araten, la schiavi affrancati dalla nostra lingua, capito questa? Perfetto, io ti ringrazio e ti auguro buona marcia internazionale per la libertà e ti vorrei chiedere di dirlo nella tua lingua, marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi. Grazie mille a voi. نحن اليوم مسيرة دولية للحرية، حرية الشعوب المضطهدة. مارسين، شكراً.